Buonasera, ben ritrovati ai fatti e alle opinioni, anche se vi assicuro sono io in carne e ossa a condurre questa trasmissione e gli ospiti sono realmente presenti in studio. L'intelligenza artificiale è già nelle nostre vite ed è importante dare delle regole al suo utilizzo e anche interrogarsi su alcuni profili di ordine sia tecnologico che etico che riguardano l'intelligenza artificiale. Peraltro l'intelligenza artificiale, o meglio, il suo utilizzatore più importante al momento sulla Terra, anche se probabilmente non è così e avrò sicuramente chi potrà correggermi, vale a dire Elon Musk, è diventato anche l'uomo più famoso della politica internazionale in questi ultimi giorni all'indomani delle elezioni americane. Allora, cosa ci attende per il futuro e soprattutto quali regole dobbiamo iniziare a forse anche a pretendere noi europei a fronte di questa invasione delle tecnologie e soprattutto anche dei software che governano sempre più le nostre aziende, le nostre case, le nostre vite private, e sarà così anche per quanto riguarda i media. Però al momento io sono Carmine Perantuono, sono negli studi di Rete 8 e gli ospiti sono quelli che sto per presentare. Saluto e ringrazio Antonio Teti, buonasera professor Teti, docente all'Università d'Annunzio, saggista, componente del Comitato Strategico sull'Intelligenza Artificiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Saluto e ringrazio Claudio Amicantonio, che è un docente di filosofia del Liceo Classico di Pescara, che ha scritto un volume per un dialogo tra l'io e l'IA, quindi giocando anche su questa assonanza, l'intelligenza artificiale che dialoga appunto nel racconto di un filosofo con l'io, con la persona. Buonasera. Con la persona in carne e ossa, e Giovanni Marcantonio, il direttore dell'Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio Chieti Pescara, che ci spiegherà, buonasera Marcantonio, buonasera. Il tipo di approccio che le aziende hanno già e dovranno avere sempre più in futuro con l'intelligenza artificiale. E noi salutiamo e ringraziamo soprattutto il nostro ospite presente da remoto, che è il professor Guido Perboli, direttore dell'ICE Lab del Politecnico di Torino, cofondatore di ENIA, poi ci spiegherà che cosa è ENIA, e soprattutto anche membro di un tavolo tecnico scientifico dell'intergruppo parlamentare sull'accessibilità digitale, che è un altro grande tema relativo all'utilizzo di queste tecnologie. Io parlerò pochissimo perché sono molte le curiosità che il nostro qualificatissimo parterre dovrà dipanare. Allora inizio col professor Teti. Voi cosa state facendo in realtà e nel concreto in questi mesi? State scrivendo le regole per l'intelligenza artificiale, il suo uso in Italia? Ma è una cosa, l'intelligenza artificiale, che per definizione è difficile da regolamentare. Come fate? Beh, diciamo che abbiamo iniziato rapidamente a definire una serie di regole, di limiti soprattutto sul piano della tutela della privacy, quindi della riservatezza delle informazioni, e su come queste piattaforme dovranno essere progettate e sviluppate in ambito nazionale. Chiaramente come comitato ci siamo interfacciati anche con i comitati degli altri paesi dell'Unione Europea, come quello francese, tedesco, e sostanzialmente abbiamo raggiunto una serie di, abbiamo raggiunto una sorta di condivisione. E naturalmente questo però, giustamente come lei dice, pone una serie di dubbi, di quesiti sul fatto che chiaramente una piattaforma di intelligenza artificiale che deve rispettare una serie di regole, di limiti soprattutto imposti sull'accesso a informazioni personali, naturalmente subirà delle limitazioni in termini di efficacia, in termini di rispondenza a quelle che sono le aspettative dell'utilizzatore. E qui naturalmente noi ci siamo anche confrontati con altri paesi al di fuori dell'Unione Europea, come ad esempio gli Stati Uniti, che in buona sostanza ci hanno confermato la loro sostanziale non condivisione di vedute. E quindi, nonostante anche negli Stati Uniti ci sia una norma che pone una serie di limiti sull'accesso alle informazioni, naturalmente non può essere paragonata alla nostra legge, faccio riferimento a GDPR, a livello di Unione Europea. Questo cosa produrrà? Ahimè, temo che naturalmente produrrà una serie di conseguenze sul piano dell'utilizzo delle diverse
piattaforma, quindi naturalmente... Contenziosi anche di tipo legale, come è avvenuto per gli aggregatori di notizie prima, poi anche con i motori di ricerca. Certamente una sì. Grande battaglia anche con i meccanismi giuridici che reggono il diritto europeo. Naturalmente sì, ed è proprio questo lo scenario che pone poi una serie anche di, come dire, di conseguenze anche sul piano dello sviluppo di queste piattaforme. Cioè brutalmente una piattaforma come ad esempio quella che può essere prodotta negli Stati Uniti o in Russia. Noi stavamo vedendo, perché in tanti penso siano stati distratti, era Optimus versione 2, il nuovo robot di Tesla, quindi eccolo qui, che nel frattempo appunto mentre noi discutiamo di regole Elon Musk sta già producendo. Sì, sì, ma anche su questo ad esempio in alcune strutture in Giappone hanno già sviluppato dei robot, diciamo degli umanoidi, come vediamo nelle immagini, dotati di intelligenza artificiale che fanno assistenza nelle RSA, gli anziani. Ora, anche qui abbiamo, diciamo, siamo di fronte a uno scenario che è sul quale è difficile fare delle previsioni. Quindi, come dicevo prima, avremo a disposizione a livello mondiale delle piattaforme che saranno certamente più performanti perché potranno raccogliere e utilizzare un maggior numero di informazioni a scapito della privacy, naturalmente, e altre che invece Chiaro. Risentiranno di questo problema. Professor Perboli, appunto, c'è un tema che riguarda anche l'accessibilità a cui facevo riferimento all'inizio, perché Certo. poi ovviamente queste tecnologie devono essere messe a disposizione di tutti, devono essere democratiche. ChatGPT all'inizio, almeno all'inizio, era gratuito anche per chi volesse provarlo sui siti, poi in realtà abbiamo scoperto che non è proprio così. Ecco, qual è lo scenario di democrazia rispetto alla quale anche l'attività della ENIA è molto partecipe nel dibattito? Quali scenari, appunto quelli introdotti dal professor Teti, ci troviamo davanti e quali scelte dobbiamo fare? Ma allora, innanzitutto buongiorno e grazie per questa opportunità. Allora, innanzitutto cosa è l'ENIA? L'ENIA è l'Ente Nazionale per l'Intelligenza Artificiale, raccoglie docenti, ma raccoglie ricercatori, raccoglie aziende che lavorano nell'ambito dell'intelligenza artificiale e che fanno in modo di portarla soprattutto in ambito aziendale ma anche in ambito pubblico. Cosa vuol dire questo? Vuol dire innanzitutto riuscire a darsi delle regole per diffondere diciamo la conoscenza dell'intelligenza artificiale, così come anche di altre tecnologie. Questo vale per tutte le tecnologie informatiche. Perché? Perché bisogna fare in modo che tutti possano accedere innanzitutto all'informazione. Cosa posso fare con un'intelligenza artificiale? O cosa non ci posso fare, o cosa è meglio che io non ci faccia? Cosa è ad esempio un sistema tipo ChatGPT, anche detto tecnicamente un LLM, e qual è la differenza con un altro sistema? Questo è fondamentale, perché pensiamo alle nostre aziende. Le nostre aziende, le medio piccole, hanno un problema adesso di accesso all'informazione di cosa possono fare con queste nuove tecnologie, ancora prima che alla tecnologia stessa. E poi c'è un piano che invece è più politico, che è quello proprio del tavolo interparlamentare per l'accessibilità digitale, che è stato voluto dall'onorevole Ciocchetti. Perché? Perché noi abbiamo un problema legato al fatto che tutti possano accedere a queste tecnologie. Tutti vuol dire anche, per esempio, i soggetti fragili, dove un soggetto fragile può essere un anziano, può essere un disabile, ma può essere anche uno di noi che per un periodo temporaneo si trovi in una condizione di necessità. E questo fa sì che questi strumenti debbano avere una interfaccia il più possibile utilizzabile da tutti. Faccio un esempio: se il robot di Tesla parla, una persona udiolesa o che ha comunque problemi uditivi può non sentirlo, ma se io lo uso ad esempio in un'area diciamo industriale dove c'è molto rumore e magari i miei lavoratori hanno le cuffie per attutire il rumore, potrebbero non sentirlo. Quindi ho bisogno di altri strumenti per far accedere e far interagire che il lavoratore, che la persona che in quel momento ha un problema uditivo,
poter interagire con il robot stesso. Questo è un esempio molto semplice, ecco, noi stiamo lavorando in questa direzione perché nessuno venga lasciato indietro. Molto chiaro. Perché è fondamentale che nessuno venga lasciato indietro. E getto ancora soltanto, guardate, uno spunto. Pensiamo anche all'uso che si sta discutendo di ChatGPT, ma anche di altri sistemi all'interno della scuola. Beh, allora a quel punto, visto che non sono sistemi gratuiti, chi è che pagherà quegli abbonamenti? Perché non tutti si possono permettere un abbonamento. I miei figli ci giocano da una vita perché più o meno tutti gli abbonamenti. Però non tutti possono. Non tutti hanno l'account di papà. Non tutti hanno l'account business di papà. Sì, o papà che può pagare. Esatto. Allora lì che cosa facciamo? Certo. No, facciamo una distinzione tra i bambini, non è corretto, perché questo poi porterà degli adulti che hanno un divario e non ce lo possiamo permettere. Chiarissimo, chiarissimo. Non a caso appunto c'è una industria che punta sull'implementazione dell'intelligenza artificiale, soprattutto in paesi che sono indietro come la nostra Italia. Ecco appunto, mi piace sottolineare un dato che leggevo su una rivista che si occupava di digitale. Secondo un report pubblicato da Salesforce Tea, l'Italia è ultima tra le 26 principali economie per interesse della pubblica amministrazione, per esempio verso l'intelligenza artificiale. Il committente non è casuale, perché sappiamo chi è: un'impresa che si occupa di cloud computing e dunque interessata a mappare quello italiano, che è ritenuto un mercato ancora vergine per software e dati, e insomma fotografa una situazione che è quella della pubblica amministrazione italiana, cioè gli uffici che sono disconnessi tra di loro dal resto del mondo, i PC sono preistorici, ci sono le stampanti che funzionano e non funzionano, addirittura stampanti ad aghi, e quindi è una partita anche ghiotta soprattutto per le imprese che si occupano di cloud software e di miglioramento delle infrastrutture di dati. Del resto Microsoft non è una notizia che nessuno conosce, da tempo punta su OpenAI, ChatGPT ormai è stata acquisita totalmente da Microsoft, c'è anche IBM che ha grossi interessi sulla pubblica amministrazione di un paese come l'Italia. Questo è lo scenario, questa è la situazione rispetto alla quale appunto le imprese, e qui voglio coinvolgere Giovanni Marcantonio, hanno di fronte anche quei dilemmi di cui parlava il professor Perboli, vale a dire fino a che punto può essere il robot la soluzione, una delle soluzioni anche alla crescita di una piccola media impresa. Noi abbiamo grande industria sui nostri territori, ma insomma il modello italiano di sviluppo è un modello che non è fatto soltanto, e vediamo, purtroppo non sarà più sempre soltanto, da quello che vediamo, fatto della grande industria automobilistica, in particolare della grande industria. Innanzitutto un piccolo commento sullo spunto iniziale che ha dato lei, direttore, e poi sull'intervento del professor Teti, per dire che non siamo nello stereotipo nel quale l'America inventa, la Cina copia e l'Unione Europea regolamenta. Sembrerebbe essere così, ma assolutamente, diciamo così, gli equilibri e le forze propulsive geopolitiche sono completamente diverse rispetto a questo che potrebbe essere un immaginario comune. Dice questo? Perché sembrerebbe l'attenzione principale dell'Unione, diciamo, con la Cina, dove diciamo così continua ad essere a recuperare il gap di innovazione tecnologica, e lo fa sicuramente a discapito di alcune regole di base, che sono quelle sulle quali noi ci atteniamo in maniera molto ma molto stringente, giustamente, cioè dal nostro GDPR, che in alcuni casi, diciamo così, può creare anche qualche frizione, anche qualche ostacolo e qualche vischiosità ad una circolazione di un dato che probabilmente l'utilizzo massiccio di queste tecnologie richiederà. È anche vero che abbiamo dei requisiti, delle conoscenze ed una cultura di base per la quale la nostra privacy viene davanti a tutto, e quindi sicuramente un inquadramento giuridico forte come quello che vuole l'Unione Europea, e ancora più sensibile come sul territorio dell'Italia, è necessario. Chiaramente poi bisognerà
valutare anche in termini economici di opportunità e di mercato quanto questo sistema possa rendere meno efficiente, se addirittura inefficace, un'azione che possa essere fatta ai nostri livelli. Però è stato introdotto anche un altro elemento, e cioè alcuni dati. Il rapporto sulla strategia nazionale per l'intelligenza artificiale sul periodo 2022-2024 ha dato alcuni dati che sono significativi. Intanto che l'intelligenza artificiale cubava nel 2023 760 milioni circa, e però questi il 90% era grazie alle grandi imprese, quindi c'è sicuramente un dato di fatto, ma c'è ancora di più il fatto che il rimanente era solo il 18%. Ma se facciamo un passaggio in avanti sul nuovo periodo triennale di questa strategia 2024 e 2026, c'è un problema di fondo che circa di un 70% delle piccole imprese, che ricordiamoci, le piccole e medie imprese che costituiscono veramente l'ossatura del nostro sistema, stiamo parlando di oltre il 90%, non sanno, come diceva prima, che cosa questo boost dato dall'intelligenza artificiale, boost alla transizione digitale, che è un altro grande tema su quale si innestano tutte quante le problematiche viste prima. Quindi sinceramente non sanno come poter iniziare. Ricordandoci sempre che perché un'innovazione, come possa essere anche quella organizzativa di prodotto di processo attraverso l'intelligenza artificiale, ha bisogno di un perfetto allineamento di tre componenti, e cioè sono quelli degli strumenti, dell'organizzazione e per ultimo delle persone. Fin quando questi tre elementi non sono perfettamente allineati, e quindi c'è uno dei due che tira più di un'altra, e in questo caso potrebbe essere lo strumento intelligenza artificiale che potrebbe tirare più di una parte, farebbe perdere tutte le opportunità e tutti i vantaggi che si possono avere solo e solo se tutte le tre componenti procedono allo stesso modo. E questo è uno dei temi su cui appunto il professor Amicantoni ha interrogato l'intelligenza artificiale. Cioè, lei ha fatto un discorso un po' al contrario, cioè noi chiediamo all'intelligenza artificiale delle risposte sui temi che noi proponiamo, e praticamente lei in questo confronto tra l'io e l'IA ha invece cercato lei di mettere in difficoltà l'intelligenza artificiale, cercando di farle rispondere a domande un po' più profonde, un po' più complicate, cercando di inquadrarne la natura. Com'è andata questa partita a scacchi, professore? Allora, innanzitutto, diciamo, il confronto con l'intelligenza artificiale, dal punto di vista di chi fa ricerca filosofica, è molto complesso. Io cercherò di, come dire, delineare almeno i punti essenziali della questione. Anzitutto è fondamentale ricordare che, come giustamente è stato sottolineato da chi mi ha preceduto, l'importanza dei limiti, delle regole e dei regolamenti. Eppure non sorprenderà che questa questione è una questione estremamente antica, oserei dire arcaica. Persino Eschilo, no, attraverso la figura di Prometeo, ci sollecitava alla problematica dell'uomo che adotta la tecnica. Noi naturalmente oggi ci troviamo con la punta di diamante della tecnica, che è l'intelligenza artificiale, che a differenza di tutte le altre questioni tecniche che l'hanno preceduta, sovvertono completamente l'essenza di quello che noi consideriamo l'uomo. Però questo è il primo punto, per cui, diciamo, la filosofia e l'etica da sempre si sono confrontate con questo problema. Il secondo punto che vorrei sottolineare è che nella nostra epoca la questione è molto più articolata e complessa, perché la nostra epoca, anche in ambito scientifico, è assolutamente persuasa dell'inesistenza di una verità assoluta e innegabile. E questo naturalmente si riverbera a cascata sul problema dei limiti e delle regole, perché questo significherebbe l'ammissione implicita della contemporaneità dell'inesistenza di una regola e di un limite inoltrepassabile. Posto questo, naturalmente, il problema diventa davvero complesso, perché qualunque limite noi cerchiamo di porre, siamo una società e una civiltà che è profondamente convinta della oltrepassabilità di questo limite, data la sua non innegabilità. E questo come primi punti, diciamo, di riflessione sulla cosa.
E nello specifico invece, professore, nel suo dialogo che cosa è emerso? Allora, per quanto riguarda, curiosità che abbiamo un po' tutto. Per quanto riguarda questo breve testo che io ho licenziato qualche mese fa, lavorandoci durante il 2023, è una sollecitazione a volte anche ludica con l'intelligenza artificiale, nella quale l'intelligenza artificiale viene sollecitata rispetto a un argomento molto molto particolare, cioè la differenza tra una concezione realistica dell'intelligenza e una concezione idealistica. Adesso non vorrei entrare troppo nel dettaglio, ma sostanzialmente l'intelligenza artificiale riesce a sostenere la sua umanità nella misura in cui nella dimensione realista noi concepiamo l'uomo stesso come ciò che organizza mezzi per raggiungere degli scopi, no, non a caso, come dire, i nostri arti, da cui artificiale, sono uno degli elementi fondamentali dello sviluppo della civiltà dei sapiens. Sì. D'altro canto, se invece l'intelligenza artificiale viene sollecitata ad una comprensione di un nuovo e completo modo completamente diverso di intendere l'uomo, su questo, diciamo, l'intelligenza artificiale, tra virgolette, nello specifico ChatGPT, si arrende. Si arrende, insomma, quindi può anche perdere a volte. Sì, anche se non è proprio corretto parlare sui temi, insomma, sui temi più profondi che investono la natura umana. Però sui temi concreti, professor Teti, voi, come diceva giustamente, rivendicavano anche le imprese che abbiamo sentito, avete la necessità di mettere dei paletti e questo è il vostro lavoro. Quali sono i casi concreti su cui, insomma, già siete un po' più avanti su questo tavolo, anche per spiegare ai nostri telespettatori come può intervenire un'autorità, quello che sarà, insomma, poi vedremo anche la veste giuridica che in Italia e in Europa dovrà disciplinare l'attività, gli ambiti d'uso e soprattutto i limiti di applicazione dell'intelligenza artificiale? Sì, diciamo che in Italia abbiamo identificato, anche attraverso questa legge che è in fase di approvazione, speriamo venga approvata entro fine anno, ma comunque diciamo i tempi sono veramente stringenti perché non possiamo permetterci ritardi a livello governativo su un, qualcuno dice, su uno tsunami che ci sta per investire. No, io dico su uno tsunami che ci ha già abbondantemente investito. E quindi dicevo, non possiamo accumulare ritardi in tal senso. La legge prevede in buona sostanza due entità, due autorità che possano in qualche modo fornire una serie di indicazioni, di controlli, soprattutto monitoraggio sullo sviluppo di piattaforme di intelligenza artificiale in Italia, e sono rispettivamente l'AGID, cioè l'Agenzia per l'Italia Digitale, che avrà un ruolo di indirizzo, un ruolo politico in buona sostanza su come e in quali campi e come dovranno essere utilizzate queste piattaforme, e la CN, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che invece avrà un ruolo squisitamente operativo. Cioè ad essa sarà affidato il compito di monitorare come queste piattaforme vengono utilizzate, se rispettano le regole, diciamo così, i limiti imposti da questa legge che sarà approvata. Ma anche dalla legge generale, vale a dire, dal codice civile, dal codice penale. Naturalmente, insomma, sì, diciamo, naturalmente sì. E naturalmente anche in questa legge noi prevediamo, abbiamo cercato di prevedere anche una serie di limiti su campi specifici. Faccio un esempio, se posso, velocissimo, che è quello dell'ambito sanitario, che risulta essere tra i più critici, anzi a un livello altissimo di criticità. E pongo un semplice esempio, che io è quello che definisco come come nell'ambito della sanità, in ambito sanitario, l'intelligenza artificiale possa assumere una funzione oracolare. Cosa significa? Ipotizziamo uno scenario in cui un medico deve visitare quotidianamente centinaia di pazienti e ha a disposizione una piattaforma di intelligenza artificiale. Tendenzialmente il medico sarà, per una serie di motivazioni, tra cui la velocità di processamento di questi pazienti, la velocità di elaborazione di diagnosi specifiche, di identificazione di farmaci e quant'altro, tenderà quasi a livello inconscio ad affidarsi a queste piattaforme per formulare delle diagnosi e delle cure per i propri pazienti.
Quindi cosa voglio dire? L'intelligenza artificiale è comoda, assume una rilevanza particolare in termini di comodità, ma anche in termini di risparmi economici. Noi stiamo già assistendo, le notizie che ci provengono dalle big tech a livello internazionale, stiamo già assistendo a migliaia di licenziamenti in una serie di aziende, proprio perché questi dipendenti vengono sostituiti da piattaforme di intelligenza artificiale e quindi le conseguenze relative all'utilizzo di queste piattaforme non si limitano soltanto ad aspetti relativi a informazioni, a come devono essere, questo è un altro problema, come devono essere addestrate queste piattaforme di AI, ma anche a quelle che saranno le conseguenze sul piano socio-economico. Quindi tante attività svolte oggi dall'uomo saranno sostituite da queste piattaforme. Allora, chi svolge un determinato tipo di attività che domani sarà gestita da una piattaforma di AI, cosa farà in un momento successivo della sua vita? Ed è veramente molto molto difficoltoso formulare delle previsioni in tal senso. Professor Perboli, mi pare che il professor Teti abbia toccato uno dei punti più importanti su cui noi uomini della strada dobbiamo capire. Dobbiamo capirne di più, allora ci affidiamo a voi che studiate questi fenomeni. Appunto, ma come si addestra? In base a quali criteri si addestra e quali principi anche in conto l'etica, viene anche incontro il tema dell'etica, l'intelligenza artificiale, come viene addestrata? Ma allora, un'intelligenza artificiale per essere addestrata ha bisogno di un set di dati. Cominciamo a sfatare un mito: l'intelligenza artificiale, almeno fino adesso, non ragiona. Cioè, cosa fa? Prende degli input, prende degli output che in qualche maniera sono stati verificati e trova delle connessioni tra gli input e gli output. Sostanzialmente sono dei grossi modelli statistici. Adesso semplifico, mi spiace per i colleghi, però no, è chiarissimo, professore. L'importante è che capiscano i nostri telespettatori, per cui la ringrazio. Per avere questi dati, innanzitutto io devo collezionare quei dati, e qua si pone già un primo problema. Io di quei dati ho il permesso legale di utilizzarli? E questo è il primo problema. È una cosa sulla quale molto spesso ci si scontra. Molte aziende, molte startup partono, poi scoprono che parte dei dati che gli servono in input, per problemi legali non li possono utilizzare. Questi dati poi devono essere in qualche maniera verificati, quindi c'è un processo di verifica che deve essere fatto da personale specializzato. Questo per evitare di inserire nell'intelligenza artificiale dei dati che siano non corretti. Ora, già quando creo il set, mi devo porre delle domande. Vi faccio un esempio, che è un esempio che viene dagli Stati Uniti dopo la bolla del 2008. E a un certo punto c'era un sistema di intelligenza artificiale utilizzato in alcune banche che andava a identificare se la persona potesse essere a rischio nel pagare il mutuo. A un certo punto a Miami, dove ci sono molte persone di origine ispanica, persone molto ricche venivano negati i figli. Ci si è accorti che era successo che l'intelligenza artificiale cosa aveva fatto? Aveva inferito, senza che nessuno controllasse, anche i cognomi delle persone che erano state messe nel suo training set, cioè nei dati d'ingresso, e aveva trovato delle correlazioni con i cognomi, ma era solo perché qualcuno gli aveva passato in input dei dati che venivano da alcuni quartieri dove prettamente le persone erano o di colore o di origine ispanica, ma non c'entrava assolutamente nulla con la loro origine. Quindi noi dobbiamo essere molto attenti già nella creazione del dato a evitare di introdurre i cosiddetti bias, che sono gli stessi bias cognitivi che a volte abbiamo anche noi, cioè noi ci possiamo trovare nella condizione di dare per scontate certe cose. Lo step successivo è mettere delle regole. Una volta che questi dati sono stati triturati, fatemi dire, dall'intelligenza artificiale che ha appreso come correlare input e output, andare a mettere dei test per andare a controllare a posteriori che io non abbia problemi. Vi faccio anche qui un esempio molto semplice. Io faccio parte, tra le altre cose, di MPIA. MPIA è una associazione senza fini di lucro, un'associazione internazionale senza fini di lucro che abbiamo creato con Leonardo Chiariglione
forse lo ricorderete, è il creatore dell'MP3 e molti degli standard audio-video che vediamo, che utilizziamo anche in questo istante per fare questa trasmissione. E nel creare degli standard internazionali, uno di questi standard è anche uno standard IEEE, abbiamo messo delle regole all'interno dello standard, perché questi sono standard per far dialogare le macchine con le IA, delle regole da, per fare dei controlli a posteriori sulle IA che vengono inserite in alcuni sistemi chiave, ad esempio nei sistemi di previsioni di bancarotta delle aziende, per andare a controllare che il sistema sia avulso da questi bias. Faccio un esempio: che non sia meglio stare in un'area geografica rispetto ad un'altra, cioè non vada ad inferire in base all'indirizzo o ad esempio quelli che tecnicamente vengono chiamati codici Ateco, no? Che dovrebbero dire che attività fai, perché ci sono aziende che ne hanno 20, 30, 40. Che cosa succede se gli passo un numero piuttosto che l'altro? L'IA mi risponde in maniera differente? No, deve darmi delle risposte il più oggettive possibile. E qui torniamo alla questione anche etica che era stata posta prima, del fatto che l'IA quando risponde deve il più possibile essere avulsa da bias, e quindi io devo avere dei miei metodi per andare a controllare appunto a posteriori che questo avvenga, soprattutto quando ho sistemi, ad esempio i vari ChatGPT, i vari LLM, che una volta addestrati poi gli si stratifica l'informazione man mano negli anni, nei mesi, nei trimestri, e quindi gli si aumenta questa informazione su informazioni molto grandi. Immaginate tutte le pagine del World Wide Web, anche solo in Italia, io non posso sempre andare a fare dei controlli a priori e devo inserire dei controlli a posteriori. Teo, ancora un istante, sì, mi è piaciuto molto lo spunto anche del professor Teti sulla parte del lavoro. Perché? Perché in realtà le intelligenze artificiali, come tutte le tecnologie, devono aiutare l'uomo a lavorare meglio. Faccio un esempio: una volta si chiamavano sistemi esperti, poi sono diventati sistemi di supporto alle decisioni, adesso IA, ma comunque di sistemi che supportano il medico nel prendere delle decisioni esistono già da diversi anni. In effetti, come diceva il professor Tati, il medico si può affidare, sì, ma non si deve affidare. Si deve ricordare che la responsabilità è sua, è il medico che prende la decisione, non la macchina. La macchina ti aiuta, certo che ti aiuta. Già adesso, quando si fanno per esempio le chemioterapie, i software che propongono degli schemi chemioterapici, li propongono in una maniera tale da dare degli schemi personalizzati che poi il medico va ad aggiustare. Questo gli permette di fare che cosa? Invece che usare, supponiamo, un'ora per creare lo schema, due o tre schemi chemioterapici, può usare un'ora o anche solo 30 minuti, ma per affinarli. Certo che questo vuol dire che in un certo senso un po' si sta affidando alla macchina, certo. Ma questo vuol dire anche che io devo fare dei controlli. Quindi l'IA, quando diventa qualcosa di supporto all'essere umano, diventa qualcosa di utile, esattamente come qualsiasi strumento. È vero anche che se noi pensiamo alla robotica, anni fa, e parlo di ormai 20-30 anni fa, quando furono inseriti i primi robot che facevano la verniciatura delle auto nell'automotive, ti disse: oddio, toglieranno il lavoro agli operai. In realtà hanno salvato vite, perché da quei reparti difficilmente si arrivava ai 60 anni, perché si moriva a causa delle esalazioni. Adesso ci pensano i robot, grazie a Dio. Professor Perboli, ecco, se resta, ovviamente poi ci avviamo anche verso la conclusione con un giro un po' più veloce, però c'era il professor Tetti che le voleva fare una domanda proprio a proposito di quello che stava dicendo. No, più che altro diciamo c'è una considerazione in merito a quello che stava dicendo. Sicuramente la parte di addestramento risulta fondamentale, ma l'addestramento la fa l'uomo. E l'uomo, come sappiamo, può risentire di quei condizionamenti psicologici comportamentali che purtroppo vanno ad influire soprattutto anche sulla costruzione di piattaforme IA di tipo generativo. E nel momento in cui noi abbiamo sperimentato alcune di queste piattaforme e abbiamo visto come su piattaforme IA di tipo generativo poi erano le stesse piattaforme a formulare delle conclusioni o addirittura ad attivare degli algoritmi che prevedevano funzioni diverse. Quindi
Il problema è centrale e resta sempre l'uomo, anche nella fase di addestramento. E poi c'è un altro aspetto che è quello della comodità. Noi abbiamo provato a testare delle piattaforme, ad esempio in ambito legal, all'interno di studi legali, e come ben sappiamo, ad esempio, abbiamo affidato la formulazione di un ricorso a una piattaforma di intelligenza artificiale. Un ricorso formulato perfettamente con citazioni di sentenze e quant'altro, e tutto questo ha posto un quesito al titolare dello studio di consulenza. Cioè, se io ho a disposizione una piattaforma che riesce a farmi il lavoro di 5 avvocati, io i 5 avvocati brutalmente li mando a casa, perché questo influisce sul piano del risparmio. Quindi ho una piattaforma che in buona sostanza ha solo un consumo elettrico e invece 5 avvocati hanno un costo esorbitante, quindi diciamo l'intelligenza artificiale però piace anche per questo. Mi perdoni la battuta, professor Tedi, però poi alla fine magari decide il giudice e la decisione non è proprio quella che piace a Musk, che poi si arrabbia con gli italiani. No, ma addirittura c'è anche una... Me l'ha tirata questa battuta. No, sicuramente, ma c'è anche un altro aspetto, che anche i ministeri stanno pensando di affidarsi a piattaforme di questo tipo per elaborare poi le sentenze, quindi... Tanta roba, eh? Professore, sì. Resti perché sono in mezzo. Lei ha innescato anche una richiesta di intervento da parte del professor Amico Antonio. Sì, io se possibile vorrei sottolineare questo. Sono d'accordo con il professor Teti, che faceva riferimento agli aspetti psicologici comportamentali, e innalzerei la posta, perché in verità non sono solo questioni psicologico-comportamentali, ma anche di tipo culturale. Cioè, noi abbiamo una visione, per lo più, abbiamo una visione molto ingenua della tecnica in generale e dell'intelligenza artificiale in particolare. Nella visione ingenua, la tecnica e l'intelligenza artificiale sono un mezzo neutro, e il bene dell'utilizzo di questo mezzo dipende dal fine per il quale viene utilizzato. Per esempio, il comunismo, diciamo, è fondamentalmente seppellito ovunque, ma nell'ottica marxista, se questa intelligenza artificiale permettesse la rivoluzione dei proletari, sarebbe un buon mezzo per un buon fine. Se invece fosse a favore del capitalismo, sarebbe qualcosa di negativo. E naturalmente vale anche l'inverso. E questo vale per tutte le etiche che si scontrano sul nostro pianeta. Non a caso la Chiesa Cattolica un paio di anni fa ha fatto un convegno proprio sull'algoetica, sull'etica degli algoritmi. Ma siamo proprio sicuri che la tecnica e l'intelligenza artificiale come parte della tecnica non abbia una propria etica? Questo è il primo punto, cioè l'etica del superamento dei limiti, e quindi diventa difficile imporre dei limiti. Secondo punto, nel momento in cui il professore sottolineava come noi dobbiamo dare delle regole, no? Ma quali regole diamo? Cioè, paradossalmente, se l'intelligenza artificiale fosse stata fondata negli anni 30, probabilmente l'intelligenza artificiale avrebbe delle etiche di tipo, delle regole di tipo totalitario. E come facciamo noi a uscire da questa questione? Il problema è estremamente profondo, e spero che anche da parte dei tecnici ci si interroghi filosoficamente. Chiedo al professore di filosofia, che a questo punto della trasmissione io comincio a spaventarmi, così come potrebbero spaventarsi i nostri telespettatori. Allora io le chiedo, anche in questo dialogo che lei ha avuto con l'intelligenza artificiale da filosofo, da docente di filosofia, è possibile da parte nostra un atteggiamento di agnosticismo, di scetticismo nei confronti dell'intelligenza artificiale? Cioè, ne possiamo fare a meno anche come idea, come che la nostra vita rimanga la stessa senza l'intelligenza artificiale? Allora, io qui più che come professore di filosofia faccio un esempio storico, no? Diciamo, noi siamo di fronte al pericolo di forme di neoluddismo, va bene, nei confronti dell'intelligenza artificiale. E per rispondere alla sua domanda, un uomo del Settecento poteva ignorare il cambiamento radicale della società, le sue trasformazioni da agricola a capitalista? Poteva, ma sarebbe stato, come dire, seppellito dalla storia. Così anche noi oggi, che stiamo trasmigrando da una società fondamentalmente capitalistica ad una società sempre più basata sulla tecnica, io adesso non voglio dire tecnocratica, ma diciamo fondamentalmente andando in quella direzione, possiamo ignorarlo. Il nostro libero arbitrio ce lo permette, ma
uscendo, diciamo, dal percorso storico sostanzialmente. E la stessa domanda naturalmente la faccio a Giovanni Marcantonio. Può un imprenditore essere agnostico o addirittura scettico nei confronti dell'intelligenza artificiale? Se lo può permettere? E poi il nostro tanto decantato Made in Italy, a fronte di questi processi sempre più internazionali, che fine fa? Tanto domanda retorica negativa, la mia risposta è no, non può. Quindi non sia può il filosofo che il rappresentante delle imprese. Nella maniera più assoluta, per alcuni motivi. Non si sopravvive senza. È, diciamo, quel recupero di efficienza di cui si parla. Si parlava prima, su alcuni mercati vuol dire guadagnare un livello di competitività maggiore. Utilizzato come uno strumento, questo recupero di efficienza, quindi margini superiori di competitività, dato di fatto. Quindi per essere ancora e per voler immaginare, diciamo così, un termine che nel nostro immaginario sia più evocativo di uno tsunami, dobbiamo tenere presente che ciò che sta succedendo e succederà sempre di più lato del, diciamo così, delle competenze e delle risorse umane, e l'equivalente, ceteris paribus, va anche a livello di imprese, perché tutte quelle che non avranno la possibilità e non introdurranno né processi operativi, ma soprattutto che utilizzeranno per nuovi processi, nuova possibilità di gestire in maniera diversa i propri processi aziendali, saranno decisamente fuori mercato. E quindi anche se avessero la possibilità di integrare e di acquisire quelle competenze che arrivino dai percorsi di studi. Apriamo e chiudiamo una parentesi: nell'indagine Excelsior in un camera del 2025-2028, per quanto riguarda le facoltà di natura statistica, ci sono circa 11.000 ogni anno, una sofferenza di 11.000 persone, di 11.000 laureati che potrebbero supportare che cosa? La gestione del dato in azienda, che è la cosa fondamentale, e le nostre piccole e medie imprese con il dato hanno un rapporto un po' strano per quanto riguarda la gestione del dato, ancora di più se si pensa che il potenziale associato a questo dato generato e generale, ma soprattutto che deve essere archiviato in un certo modo, deve essere processato, deve essere di supporto alle decisioni. Adesso c'è effettivamente bisogno di una presa di coscienza forte, che non si può fare a meno, come dicevo, soprattutto perché così facendo potremmo anche garantire ad oggi quelle che sono alcune caratteristiche del nostro Made in Italy, che sono qualità. Sulle produzioni il processo potrebbe essere sicuramente maggiormente efficientato con soluzioni di intelligenza artificiale, vada solo per i controlli, piuttosto che in fase di progettazione di nuove soluzioni. Fatto sta che per adesso forse tutto quello che abbiamo detto, la questione più terrificante, come diceva prima il professore, è che per adesso non ragiona l'intelligenza artificiale, però in prospettiva non so quali scenari ci si possano immaginare. Una delle strade indicate per far sì che questa presa di coscienza, ma ripeto, stiamo parlando, diciamo così, di un effetto endemico a livello di piccole e medie imprese, cioè la possibilità di fare strategie, una strategia che sia basata su una raccolta di dati, su un assessment, quindi su un check molto puntuale di quelli che sono i punti di forza attuali. Ecco, in prospettiva, sempre per il periodo 2024-2026, questo piano nazionale per l'intelligenza artificiale individua come un percorso fondamentale l'istituzione di percorsi di accompagnamento alle imprese all'introduzione, tra l'altro focalizzandosi su due aspetti: un lato sul moltiplicatore delle imprese dell'ICT e dall'altro invece sul settore delle imprese. Tra queste un ruolo ancora più importante dovrebbero avere le start-up, perché tutto il discorso che adesso abbiamo fatto, rapportato invece a livello di start-up, soprattutto su quelle innovative, certo, cambia in maniera completamente. Le percentuali sono completamente ribaltate, quindi siamo al di sotto di qualche unità, quelle che comunque non basino la propria offerta di valore sull'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale. Prima di chiudere con il professor Perboli da remoto, una curiosità con Antonio Teti, che ha a che fare nella sua interlocuzione con il Parlamento. Ma intanto le chiedo se i parlamentari hanno già una consapevolezza della rilevanza del tema e soprattutto anche se esiste una
diciamo, linea ideologica diversa tra le varie culture rappresentate in Parlamento, quella progressista e quella conservatrice. Cioè, si sarà anche, lei prevede un dibattito di tipo politico su quelle che saranno le vostre soluzioni tecniche? Beh, diciamo che c'è la consapevolezza a livello governativo reale della forte problematicità dell'impatto che l'IA avrà nel nostro paese, a livello sociale, a livello economico, a livello industriale, quindi produttivo. Quindi questa consapevolezza è una consapevolezza, diciamo, che investe un po' tutti i partiti che stanno al governo e che stanno all'opposizione. Naturalmente c'è anche una sorta di consapevolezza su quelli che saranno poi gli effetti, ma soprattutto dell'applicazione dell'intelligenza artificiale in vari ambiti, ma soprattutto di come deve essere gestita. Per questo motivo l'attuale governo ha deciso di realizzare questo comitato che ha definito una serie di regole, quindi, ma soprattutto di strategie. Naturalmente bisognerà fare, e la consapevolezza da parte del governo c'è, bisognerà investire, quindi parliamo di investimenti economici sull'utilizzo di queste piattaforme, soprattutto per la pubblica amministrazione. In ambito pubblica amministrazione stiamo parlando di uno stravolgimento epocale, perché, come giustamente citava lei poc'anzi, noi abbiamo una PA che risente ancora di approcci diciamo metodologici che appartengono al passato. Manca ancora quella cultura della digitalizzazione, anche se si parla di digitalizzazione da diversi anni, ma manca ancora quella cultura della digitalizzazione nell'ambito delle strutture della PA, degli organismi della PA. L'utilizzo di stampanti, come citava lei, è un qualcosa di antidiluviano. Noi non dovremmo più avere carta o stampanti che producono carta all'interno degli uffici pubblici, ma questo purtroppo lo verifichiamo ogni giorno nella quotidianità. Ecco, quindi passare all'utilizzo di piattaforme di questo tipo nell'ambito di una struttura dell'APA, registro il mio fallimento nel porre una domanda politica a un tecnico, perché non c'è cascato Antonio Tedi, però gli voglio chiedere se esiste invece un problema, diciamo, legato al tema filosofico-religioso rispetto in questo dibattito che voi state coordinando. Assolutamente sì, rispondo a questa domanda direttamente, perché all'interno del nostro comitato c'è una figura ben nota, che è quella di padre Benanti, che peraltro avremo a dicembre nostro ospite all'Università di Chieti Pescara, e chiaramente l'identificazione di questa figura assume una rilevanza particolare proprio sul problema dell'etica e di come impatteranno queste piattaforme sul piano sociale, perché non dobbiamo dimenticarci che l'impatto anche sul piano sociale e culturale, come diceva poc'anzi l'altro relatore, è veramente molto molto difficile da gestire. Presuppone cosa? Presuppone, e anche questo noi l'abbiamo riportato all'interno del documento, presuppone un piano strategico di formazione nel nostro paese a tutti i livelli, cioè una formazione che deve partire dalle scuole medie inferiori fino alle università, per capire come queste piattaforme devono essere gestite in maniera corretta. Io vorrei chiudere ringraziandola ancora del tempo che ci ha riservato con il professor Perboli per una considerazione di carattere generale relativa anche al nostro lavoro, quello di comunicatori. Noi abbiamo discusso un'ora su temi che in gran parte i nostri telespettatori non conoscevano. Spero siamo stati chiari, ma sono certo di sì, e spero che insomma abbiamo messo un'altra breccia nel muro della comunicazione su fenomeni che ci stanno passando addosso e di cui, come diceva anche Teti, non ce ne siamo accorti, perché l'intelligenza artificiale non è domani, è già ieri,
quindi dobbiamo capirli e comunicarli bene. Noi, io per questo mi sento anche in sua presenza, visto che ne è il cofondatore, di ringraziare Enea e il supporto che dà questa emittente, perché abbiamo una validissima mia collega giornalista abruzzese, che è Angelica Bianco, che è nel vostro staff di comunicazione, che proprio sulla nostra emittente, due volte alla settimana nella trasmissione 8 mattina in famiglia, parla di intelligenza artificiale anche a un pubblico di casalinghe, un pubblico generalista. Ecco, quanto è importante che ci sia una consapevolezza da parte dell'opinione pubblica, dottor Ingegner Perboni? Ma allora, è importantissimo perché l'essere consapevoli del fatto di avere uno strumento, quando io ho un cacciavite, io so che con quel cacciavite riesco a togliere o a mettere una vite, ma ad esempio non posso tagliare un asse di legno. Ecco, sapere che l'IA può fare certe cose, ma è meglio che non ne faccia altre, che ha certe problematiche, che ha certi impatti potenziali nella mia vita, è fondamentale, perché se si diffonde questa conoscenza diventa più semplice poi integrarla nella vita quotidiana. Devo dire, quello che fa la dottoressa Bianco, che conosco benissimo, che voglio dire, quando è stato creato l'Enea ho spinto proprio perché le ho pregata di entrare insieme alla presidente Valeria Lazzaroli all'interno di Enea, perché abbiamo bisogno di chi comunichi a tutti, ai bambini, alle casalinghe, agli imprenditori, esattamente cosa si possa fare con questa nuova tecnologia, come questa anche con altre. La parte di comunicazione, il lavoro che svolgete voi è essenziale, e devo dire, avete una enorme responsabilità, come ce l'abbiamo anche noi tecnici, perché dobbiamo, io lo dico sempre, ero giusto ieri ad un altro convegno con i giuristi, io lavoro molto con i giuristi, e loro dicono: non lavoriamo con te perché ti capiamo, e io cerco di capire voi. Cioè, se noi riusciamo tutti a capirci e a semplificare a volte magari il messaggio, questo aiuta a far sì che il messaggio diventi veramente un qualcosa di condiviso. E in questo la comunicazione e il giornalismo giocano sicuramente. È la scuola, dice il professor Amico Antoni. Sì, è anche la scuola. Sì, 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 sì. Finché... Beh, io sono professore, quindi certo. Ho tentato la parte scolastica. Abbiamo... Scusate, io la ringrazio insieme proprio a Claudio Amico Antonio, Giovanni Marcantonio e Antonio Teti, che sono qui in studio, appunto. Per questa sua partecipazione, e naturalmente lei diceva importante il ruolo del giornalismo, anche noi abbiamo questa concorrenza, io sono ancora qui, come ho detto all'inizio della trasmissione, finché l'intelligenza artificiale non mi sostituisca, e quindi insomma per ora andiamo avanti, ci vediamo venerdì prossimo con una nuova puntata dei Fatti e le Opinioni. Grazie a tutti voi, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci.